PlayStation e il dittatore totale. Introduce Chicco Mentana, che all'epoca aveva poco più di 40 anni, il servizio di Salvo Sottile che parla della PlayStation con toni apocalittici. Una droga da mare, da maledire, la definisce. O ancora, una scatoletta malefica. Parla poi, un po' inorridito, di 37 riviste di settore, di oltre 1000 siti, della nascita del canale tematico Game Network. Le PlayStation non hanno rispetto per gli anziani, conclude. Vi lasciamo a questo capolavoro di Boomerang per regalarvi anche un po' di nostalgia. Il leader assoluto non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Parliamo, ma i più giovani già lo sanno, della PlayStation. Una volta i nostri giochi, i giochi di chi ha più di 40 anni, erano completamente diversi. Oggi la PlayStation è il dittatore totale, è il caso di dire. Ci sono 37 riviste costose in edicola, i genitori spesso lo sanno, 37 riviste dedicate a questa PlayStation. Ma che cos'è? Salvo Sottile. Un mondo che vanta solo in Italia quasi 3 milioni di adepti e la PlayStation, questa scatoletta grigia grande come un cofanetto, non è solo un videogame, è una mania, una droga da amare, da maledire, è un pianeta a parte. In Italia solo quest'anno sono state vendute 1.412.000 PlayStation e 4.888.000 giochi. Nel nostro paese, terzo per la vendita di console in Europa, ci gioca un ragazzo su quattro. Volendo si può trovare di tutto sulla PlayStation. Chi decide di farsi contagiare deve innanzitutto armarsi di due cose, memoria e soldi. Sì, perché non è che si compra la console e basta, ci sono gli accessori che rappresentano un mercato a parte, 28 miliardi l'anno di fatturato per la Sony e le aziende concorrenti che li producono. C'è lo sterzo per guidare in Formula 1, la pistola per sparare ai cattivi, la scheda per memorizzare le partite, il pad per giocare in 6, l'ultimo ritrovato è questo, il case, il copriconsolo, ovvero guscio, ce ne sono di tutti i colori, per chi si stanca pure di vederla questa scatoletta malefica solo e soltanto grigia. L'editoria ovviamente si è adeguata ai tempi, in edicola abbiamo contato 37 riviste specializzate sull'argomento, da consigli, suggerimenti e per i giocatori più pigri svelano anche i trucchi di qualche rompicapo impossibile. Gli adepti più accaniti sfogliano giornali, ma navigano anche in internet. Ci sono 1112 siti che riguardano la PlayStation e si può anche giocare in rete. Poteva non adeguarsi anche la televisione? Certo che no. Sul satellite c'era tutto, mancava solo questo tra i canali tematici, quello dei videogames. Non demoralizzatevi, amanti della console, sta arrivando Game Network per voi, 24 ore di giochi elettronici. La PlayStation era stata lanciata per la prima volta nel 1995 e da allora la Sony, la casa produttrice, ha visto triplicare il fatturato, 200 miliardi solo l'anno scorso. Sarebbero molti di più se al mercato ufficiale non si fosse affiancato quello dei CD pirata. Costano 10.000 lire invece che 100.000 e si trovano nelle grandi città, di solito in centro. Alle organizzazioni specializzate fruttano 27 miliardi l'anno, all'utente costa di meno, ma la qualità non è la stessa. A Napoli non c'è bisogno di andarsi a informare, distribuiscono direttamente i cataloghi dei CD truccati. E dire che la PlayStation era stata lanciata come un prodotto destinato a sfondare soprattutto tra i giovani. Il 31% degli acquirenti sono ragazzi sotto i 14 anni, ma la vera sorpresa è quell'11% di maniaci della console che hanno superato la quarantina. Uomini annoiati, direte voi, asociali. Ma che? Ci sono anche pensionati arzilli che hanno trovato un nuovo modo di comunicare coi loro nipoti. Quasi una beffa allo spot della PlayStation. Il messaggio è chiaro, le PlayStation non hanno rispetto per gli anziani, ma gli anziani, quelli veri, ne hanno per la PlayStation? Se lo meriterebbe di no, perché quel giochino, quel Pong era davvero carino, ma siamo all'archeologia evidentemente dei giochi elettronici. 500 anni fa